oggi appuntamento con Transitalia e con il dottor Dauri, amministratore delegato, al cui do il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Come mai Transitalia ha deciso anche quest'anno di partecipare a Made in Steel? Guardi, è una cultura aziendale partecipare alle grandi fiere, ai grandi eventi fieristici. E in realtà il Made in Steel in ogni modo rappresenta una fiera importante di settore, dove i più grandi operatori e produttori a livello europeo sono presenti. E dopo tanto tempo e dopo 2 anni di pandemia e oggi con le criticità che abbiamo della guerra, ritengo sia importante ritornare un attimino ai rapporti one to one, dove hanno sempre un valore aggiunto rispetto ai consueti videocall che hanno soppiantato gli incontri di persona. Immagino che vi presentate con nuovi progetti, no? Legati sempre anche al green. Guardi, noi nel settore della logistica e dei trasporti siamo un'azienda molto sensibile alla sostenibilità. Da anni noi abbiamo attivato e applicato metodologie di sostenibilità e di riduzione CO2. Non a caso il nostro core business è rappresentato dall'utilizzo di modalità intermodali, pertanto noi utilizziamo intermodalità marittime o ferroviarie verso quei paesi dove le infrastrutture lo permettono. A ciò abbiamo aggiunto alla tratta di primo e ultimo miglio tutti quelle motrici, quelle trazioni a basso impatto ambientale, quindi attualmente utilizziamo veicoli Euro 6 o veicoli alimentati a gas liquido naturale. In questo modo riusciamo ad avere un segmento green di tutto il percorso del trasporto dal ritiro della merce alla consegna. Già oggi riusciamo a garantire riduzioni di CO2 del 45% rispetto a un trasporto tutto strada. A ciò abbiamo implementato metodologie di digitalizzazione, informatizzazione e pertanto tutto quello che oggi nelle dinamiche dell'informatizzazione sono a pieno regime nei progetti aziendali. Quali sono dunque gli obiettivi futuri che Transitalia si è posta? Culturalmente siamo già pronti a poter applicare e integrare nuovi equipment che abbiano ancora maggiore spinta verso la sostenibilità, quindi la riduzione CO2, e soprattutto abbiamo progetti molto spinti per l'integrazione della multimodalità, quindi l'utilizzo di metodologie di trasporto che coniugano in un unico trasporto la metodologia della strada, del ferro e del mare. Quindi già oggi siamo molto vicini a quelli che sono i risultati e gli obiettivi del Fit for 55, quindi della riduzione del 55% entro il 2030, e ci avviamo ancora progetti più avanti per avvicinarsi sempre di quelli del 2050 della neutralità, quindi delle emissioni. Grazie mille dunque all'amministratore delegato di Transitalia, il dottor Dauri, grazie per essere stato con noi.